Om. Om. And namaste, welcome everyone, wherever you may be. Namaste, benvenuti tutti, ovunque voi siate, in tutto il mondo. So che molte persone ci seguono per questa trasmissione dal vivo, per celebrare il nostro Satguru, Papaji. Oggi è il Jayanti di Papaji. E sono molto felice, qui a Monte Sahaja siamo molto felici che così tante dal Sangha si siano uniti a noi oggi. Grazie di essere qui. Posso vedere molti di voi. Benvenuti, benvenuti in questa stanza del Satsang. E per voi, ovunque voi siate, siete ugualmente presenti e possiate voi oggi non essere nel ricordo di Papaji, ma nel suo darshan vivente, perché la sua grazia è sempre con noi. E noi ringraziamo il Sé Supremo, la cui grazia ci siamo espressi nella vita e facciamo esperienza. In questa vita abbiamo avuto la buona fortuna di aver ricevuto le indicazioni del nostro amato Maestro, che ci ha indicato quel Satguru che è nel cuore di tutti gli esseri. E qui a Monte Sahaja, e sento in tutto il Sangha, nel cuore di tutto il Sangha, in tutto il mondo, questa non è soltanto una convinzione, ma è qualcosa che abbiamo verificato nella nostra esperienza diretta. E da questa gioia, da questa fortuna propizia di essere così benedetti, da questa grazia, ci incontriamo oggi per celebrare non il passato, non il futuro, in ciò che chiamiamo l'adesso, al di là del tempo. Io sento che ognuno di voi che ascolta nel suo cuore conosce questo, lì dove essere e sapere sono tutt'uno. Grazie di essere qui con la vostra presenza in questo spazio di armonia. E ciò che siamo giunti a riconoscere è il nostro stato naturale ed è chiamato Sahaja Nishta, lo stato naturale dell'essere. Al di sopra e al di là di ogni sistema o categorizzazione della mente, ma senza allontanarsi da esso, sì molto molto presente, sì la presenza stessa. Grazie. Oggi, mentre sediamo insieme con la mente che riposa nel cuore, al di là dell'immaginazione, al di là di visualizzazioni vuote, vuoti da intenzioni superficiali, proiezioni o dall'afferrarsi alla manifestazione temporanea. Al di là di tutto questo, qui, nell'adesso che non passa mai, troviamo noi stessi ai piedi del Signore Supremo. E io ci considero essere benedetti nell'auspicio e coloro il cui cuore è aperto e ha sete di questo darshan continuo della grazia di Dio, e che desiderano essere di incarnare questa grazia al di là dell'ego, dell'orgoglio, al di là delle divisioni, al di là dell'immaginazione.
that. This. Thank you. Questo. Wherever you may be. Grazie. Ovunque voi siate, dimorate in questa pace adesso. J. Papaji. For all lovers, not admirers, but lovers. Per tutti coloro che amano, non gli ammiratori, ma coloro che amano, che sono figli di questo grande Satguru, vi do il benvenuto oggi. Perché senza Papaji nessuno di noi sarebbe qui. Non in questo modo, non in questo spazio di armonia, di amore, di rispetto, presenza, gioia, confidence in the spirit of truth. Fiducia nello spirito della verità. So we celebrate also our good fortune. Quindi celebriamo anche la nostra fortuna in questa vita. Non sappiamo cosa è successo in altre vite, se queste esistono. Non sappiamo cosa accadrà nel mondo, ma ciò che sappiamo è che noi siamo qua completamente disponibili al nostro sé, al di là dell'immaginazione, nel cuore della consapevolezza. Questo è ciò che il nostro maestro ha indicato e continua ad indicare tramite coloro che hanno dato la loro vita personale per essere nella grazia del sé. Grazie. Oggi siederò per questo breve lasso di tempo e che io parli o meno, la mia attenzione, il mio essere dimorano in quel silenzio insieme a voi, in uno spazio, e ogni tanto potrebbero esserci delle parole che fluiscono nel rispetto e nella gratitudine per la grazia che ci è stata concessa, qualsiasi cosa avvenga nella grazia del Supremo. Grazie, grazie. Om. We will sit together for perhaps the duration of one burning incense. Sederemo insieme per forse la durata del bruciare di un incenso. At the end of our time of sitting for this session. Alla fine di questo, di questa meditazione, sentirete di nuovo la campanella. E questo significa soltanto la chiusura di questa sessione, di questo incontro. E durante la giornata abbiamo avuto la grazia di poter mettere insieme dei video di Papaji e organizzare delle celebrazioni qua a Monte Sahaja, e spero che avrete l'opportunità e il tempo di unirvi. Let us take this opportunity. Cogliamo questa opportunità. Of leaving just for now everything aside. Di lasciare solo per ora tutto da parte. È completamente possibile.
E sei libero di farlo, tutti i pensieri sulla nostra vita, le nostre intenzioni, le nostre tensioni interiori, semplicemente lasciale da parte. Non c'è bisogno di far forza per questo, basta la tua intenzione. Tutti i pensieri riguardanti il passato, il futuro o anche il presente. Anche se possono emergere in questo spazio della mente, noi non lasciamoci coinvolgere. Questo è l'invito. Lascia tutto. Anche l'idea stessa che noi abbiamo di chi siamo. Tutto ciò che abbiamo imparato, il condizionamento, le intenzioni, le proiezioni, le aspettative, mettile gentilmente da parte, senza sforzo. Perché? For many people from the emerging of the waking state, the phenomenal waking state. Per molti, non appena lo stato di veglia emerge, ci ritroviamo in contatto con gli oggetti dei sensi, nello spazio dell'immaginazione. La nostra mente è attiva. Pensiamo al passato, ai ricordi, o abbiamo proiezioni per il futuro, o interpretazioni per il momento presente. Ma io voglio che sappiate di nuovo che vi sia ricordato che tutto questo, tutto ciò che appare nel tempo e nella forma sono soltanto nuvole passeggere e sono osservate nello spazio della consapevolezza pura e senza immagine. Ed è sempre stato così. Ma la nostra attenzione spesso si allontana, va verso le cose del mondo. Nulla al mondo è sbagliato per sua natura. Tutto ciò che prende forma dai cinque elementi è innocente, è puro. Tutti gli oggetti che vediamo, gli oggetti naturali della vita, la natura, la terra, l'acqua, il vento, il cielo, il fuoco, ogni oggetto che appare nella mente è in se stesso innocente, è un'espressione della coscienza manifesta. Non vogliono farti del male, sono lì. Ma l'attaccamento che sentiamo nel nostro cuore, l'attaccamento a voler possedere che porta un senso di attaccamento, di paura, noi tutti dobbiamo fare esperienza di questi sapori, queste caratteristiche dell'esperienza personale e dobbiamo trascenderle perché non ci portano alla felicità duratura e questo lo sappiamo. E io so di essere nella giusta compagnia per condividere queste indicazioni. Quindi, per ora, lascia tutto da parte, per grazia di Dio, e anche se qualche pensiero, qualche sensazione apparisse nella mente, non importa. Semplicemente non li consideriamo troppo. Mantieni la tua attenzione nello spazio della pura consapevolezza. Perché finché siamo pronti e vogliamo mettere da parte le cose mutevoli che fanno parte del tempo per essere consapevoli di quello spazio che al di là della mente del nostro senso personale del sé,
che non sono che manifestazioni nello spazio illimitato della consapevolezza. Se noi facciamo questo, vedremo che è semplice, tutto ciò che è richiesto è che tu voglia farlo e vedrai che se metti da parte tutto per un attimo, ciò che rimane è questo, che è in moto, al di là della forma, al di là del cambiamento, al di là del tempo, questo. Il cuore stesso della consapevolezza. E il nostro maestro ha indicato questo di nuovo e di nuovo. Mantieni qui la tua attenzione. Scopri il frutto del tuo dimorare nel cuore, nel sé. Questo è un albero che dà frutti immediatamente. E il frutto di questo albero è pace, saggezza, gentilezza, compassione, apertura e una fiducia naturale in ciò che è al di là del tempo, nel sé, che è al di là di visualizzazioni o di immaginazioni. Questo, quando un essere umano può accettare ed essere questo vuoto silenzioso, allora siamo nel divino, nella presenza di Dio, al di là del tu, del me, questo, quello, noi e loro. Siamo nello spazio dell'armonia. Quando? Adesso. Adesso. Rare, it seems, in the span of the waking state. Nello stato di sveglia sembra essere raro che noi ci ritroviamo. Ci troviamo ad essere in grado di verificare nell'esperienza diretta che solo questo è immutabile e reale, incommensurabile, al di là di ogni categorizzazione, il cuore stesso della consapevolezza, ciò che dà vita alla vita, che si prende cura della vita, sempre presente. Adesso che volgiamo la nostra attenzione a verificare ed essere assorbiti nella sua completezza, troviamo pace. Non una pace immaginata, ma una pace su cui si fonda l'universo. Dove la spinta, il desiderio di pianificare il futuro o salvaguardare il passato, ricordi, non molestano il tuo essere qui, nell'adesso, che è al di là del tempo, nel qui, che è al di là di un luogo nello spazio, semplicemente questo, che non è sostenuto da nessuno sforzo umano, questa scoperta nel nostro cuore. It is no one's possession. Non è posseduto da nessuno, è presente ovunque, in ogni cuore risplende la luce di questo mondo. Dobbiamo anche riconoscere Maya nel nostro essere,
any conviction of personhood, non appena ci aggrappiamo a una qualsiasi convinzione relativa all'identità personale, ciò induce uno stato di sonno, anche nello stato di veglia. Sii consapevole di questo, perché il sé non dorme, né è sveglio nel senso fenomenico, è al di là di ogni definizione, irraggiungibile con la mente. Eppure, sempre presente, al di là di ogni scelta, ed è la nostra natura fondamentale. Il Signore dell'Universo, che risplende come la luce della coscienza. E io spero che queste parole non siano sconosciute per il tuo cuore, per le tue orecchie, ma invece che esse confermino il tuo sé autentico. Questo era ed è il lavoro di Papaji nel mondo, che lui ha impartito ad ognuno di noi. Semplicemente scopri e onora la tua scoperta qui e adesso, al di là delle aspettative, delle proiezioni. Metti da parte tutti gli attaccamenti, anche solo per un momento. Se noi facessimo questo solo per un momento, allora potresti trovare l'Eterno in questo momento stesso. Possano le mie parole che io adesso dico nella tua presenza, possano essere non essere accettate dalla tua mente come una fantasia spirituale, ma possano essere l'evidenza della realtà. E al di là delle parole dette, al di là non in termini di distanza, ma di sottigliezza, lì è la nostra vera natura. You are one with yourself. Anything other than this is only tu sei tutt'uno con il tuo sé, e tutto ciò che è al di là di questo, che non è questo, è soltanto immaginazione. Grazie per questa opportunità di ricordarci di nuovo ciò che è l'unica cosa che esiste. E non solo ricordarci di questo, ma dissolverci in esso. Quando tu riconosci che solamente questo è importante, che nulla, non c'è nulla di paragonabile alla gioia che si irradia dal cuore della consapevolezza stessa. Tu sei questo, al di là di categorizzazioni che riguardano il mondo. Ricorda, indaga, verifica, sappi, tutto ciò che viene percepito nella mente, qualsiasi forma abbia e da qualsiasi periodo di tempo, nulla qui è permanente, tutto è per il passeggero, anche lo strumento del corpo, della mente, è effimero
è passeggero, ma tutto ciò passa di fronte alla presenza di un testimone che è al di là delle forme, dei nomi, del tempo, il sé. Osserva questo. Sappi questo. Conferma questo in te. È sempre stato così. Ma spesso non viene riconosciuto e verificato. Ecco perché l'immaginazione, lo studio intellettuale non è abbastanza. Ciò che sappiamo con la mente deve bruciare e diventare un sapere senza parole. Non abbiamo bisogno di immagazzinare conoscenze, ma di digerire e assimilare. E questo accade per grazia. Questo non è duro lavoro, solamente le opposizioni del sé immaginario nella mente creano questa sensazione di distanza, di difficoltà, di separazione. Ma sappi che queste sono solamente immaginarie. Presta attenzione a questo spazio dove tutto questo viene percepito. Il testimone non è toccato da tutte queste cose, tu puoi verificarlo. Qui risplende la pace, pace immutabile, armonia, gioia, la conferma dello spirito della verità. The all-pervading truth and silence. La verità e il silenzio che pervadono tutto. E io di nuovo vi ricordo, non c'è bisogno di immaginare questo. È ovvio. Semplicemente metti da parte ogni coinvolgimento con le cose della vita per un momento. And come to notice that all things that come go. E riconosci che tutto ciò che viene va. Anche adesso, qui, questo è così ovvio. Da dove stai osservando? In quale veste stai osservando? Even your very idea of self and this form is perceived in that. Anche la tua idea di sé e questa forma sono percepite in questa coscienza che è sconfinata. Non c'è nulla da immaginare. Only recognize the already so-ness of what is. Riconosci semplicemente come ciò che è già così. Non sai dove sei per errore, ma per grazia. Questa è la nostra opportunità, il nostro momento per verificare e la gioia, la pace che emanano da questo sapere, da questo riconoscimento. La gioia, non solo hard work, ma la gioia non è solo duro lavoro, ma se tu hai una profonda intenzione di scoprire, anche questa intenzione, se è in te, questa ti è stata data dalla grazia di Dio.
inquiry, peace. E qual è il frutto della nostra indagine? A deep silence. È pace. That is there even un profondo silenzio che è presente anche mentre parliamo, mentre compiamo azioni con il corpo, anche quando vengono i pensieri. Non abbiamo bisogno di lottare, perché essi possono apparire solamente nello spazio del tuo sé cosciente. Tutte le cose vanno e vengono. Ed è la nostra gioia sapere questo, non solo credere a questo, ma dimostrarlo, verificarlo in noi stessi. Assorbi pienamente questo nel tuo cuore, perché se tu puoi sedere a meditare anche soltanto per qualche breve momento, questo ritornerà a te come esistenza al di là del tempo. Being aware of time, you're beyond time. Sei consapevole del tempo. E quindi sei al di là del tempo. Sei consapevole della forma. Quindi sei al di là della forma. Consapevole dei pensieri, delle sensazioni. Riconosci questo testimone al di là delle forme e delle sensazioni, al di là dei pensieri, delle intenzioni. Beyond shape. Beyond al di là della forma, al di là del nome. This is the field of imageless awareness itself. Questo è lo spazio della consapevolezza che al di là delle immagini, del sé. This is the inner language of God. Questo è il linguaggio interiore di Dio. Qui inizi a fare esperienza della conferma che esiste soltanto il Dio sé, immutabilmente, imperishable, unbound. È imperituro, libero. Dove altri possiamo conoscere questo? E in quale altro modo, se non nel cuore stesso, al di là delle convinzioni? Le convinzioni, credere è importante, ma deve essere trasformato in un sapere non duale. Should there be restlessness or the play of distractedness, don't fight. Se c'è irrequietezza o sei distratto, non lottare. È solo un modo in cui si esprime la mente, ma la consapevolezza in cui tutto questo è percepito è libero dalla distrazione. Semplicemente è. Grazie. Let thoughts be replaced by peace. Lascia che i pensieri vengano sostituiti con la pace. Questa pace viene per grazia, non grazie allo sforzo. Lo sforzo serve solo a fare sì che l'attenzione non si volga verso ciò che è mutevole, temporaneo. Confermati in questo spazio, questo silenzio immoto che è il sé.
blessed are we. Noi siamo benedetti. What good fortune. Quale fortuna. What good fortune. Quale fortuna. That this invitation awakens inside the heart that is confirmed. Che questo invito si risveglia nel cuore ed è confermabile. In the recognition of this, the power of this recognition, yes, has the. Quando riconosci questo, il potere di questo riconoscimento ha il potere di benedire ogni aspetto della nostra esperienza, della nostra espressione manifesta. Eppure tu rimani ciò che è in moto, non cercando di non muoverti fisicamente, no, questo è solo superficiale. Quando sei nel silenzio, questo silenzio non è il frutto di una pratica, è un silenzio spontaneo, senza sforzo. Ogni tanto crediamo che essere silenzioso significa non parlare. A volte le persone cercano anche di trattenere il respiro, ma questo non è vero silenzio. That limitless expanse in which quella vastità illimitata in cui il gioco dell'esistenza danza. Know that to be self. E se stessa rimane intatta e tu sappi che quello è il tuo sé. La buona notizia è che noi siamo già questo. Adesso dobbiamo solamente confermarlo, non solamente crederlo. Credere è importante, ma verificare è il frutto del nostro impegno. No one who is alive is here by your own effort, by the grace of. Nessuno che è in vita è qui per proprio sforzo, ma per grazia di Dio. È la grazia di Dio che fa muovere questo corpo. Tutto accade per grazia di Dio. Abbi questo atteggiamento. E ciò toglierà lo stress del cercare di essere. Love is your perfume. L'amore è il tuo profumo. La gioia è il tuo profumo. L'apertura. Righteousness, your fragrance. L'integrità. Sono la tua fragranza. La pazienza. Your fragrance. È la tua fragranza. Knowledge, your perfume. La conoscenza è il tuo profumo. But the flower from which they all emanate, no one. Ma il fiore da cui tutti questi emanano non può essere visto, non con i sensi, non con questa mente. Viene prima della mente, prima degli organi di senso, esso è qui. Do not just be in a state of waiting. Non essere in uno stato di attesa. Self is not apart from. Il sé to wait. Non è separato da te e aspetta. Because it's no distance. Non verrà perché non c'è nessuna distanza. Bisogna solo rimuovere ciò che è immaginario. E il sé? È qui. Questo è il frutto del satsang.
have this attitude, by grace of God we are here. Abbi questo atteggiamento. Sono qui per grazia di Dio. By grace of God. Conferma. In the hearing of these, in the reminder. Per grazia di Dio, noi siamo qua. Gift. Mentre ascolti questo, mentre ti viene ricordato questo, è un regalo, il regalo di Dio. How paradoxical that leaving everything aside. Com'è paradossale che mettere tutto da parte. Nothing is missing. Pur mettendo tutto da parte, nulla è perso, nulla manca. Having all things available to the senses, nothing is lost. Anche se tutte le cose sono disponibili per i sensi, nulla è perso, nulla manca. Abide in the self. Dimora nel sé. Dimora nel sé. Even while, as it say in the Bhagavad Gita, abide in the self. Anche mentre, come è scritto nella Ribhugita, anche mentre funzioni nel mondo dei nomi e delle forme, non hai bisogno di parlarne. Altrimenti la mente ne farà vanto o rivendicherà queste cose, ma conferma questo. E allora la tua gioia è illimitata, la tua pace è indisturbabile. Cresci in questo sapere. Questo è il nostro regalo che possiamo darci l'un l'altro in questa vita. Vivere nel cuore, essere il cuore stesso. Io spero che queste parole non siano sconosciute per le tue orecchie, per il tuo cuore, ma solo amici che vengono ad aiutarti a confermare. Questo è così. Non così o cosà, no, è così. Per la gioia del tuo cuore. Sometimes from the mind we feel a sense of restlessness. A volte dalla mente giunge una sensazione di agitatezza, irrequietezza, perché sentiamo ancora la presenza di Maya nel nostro essere. A volte possiamo sentirci irritabili mentre ascoltiamo la verità. But don't despair. These things must play, they must happen. Ma non disperare, queste cose devono accadere, devono fare il loro gioco. Continua a confermare e possiamo farlo. Tutte queste sono sensazioni che vanno e vengono. È vecchio come il mondo. Dal nostro cuore risplende la luce della vita, la luce di questo mondo, nella sua purezza. Non lasciare che la mente ricopra questo. Lascia che la scoperta del sé sia la nostra gioia, la nostra gioia. Anche nel mezzo di difficoltà che sorgono dalla mente, dai nostri condizionamenti, non disperare. Perché tu sei già il sé. Ed è la verità più profonda di ciò che siamo. E noi semplicemente ci ricordiamo di nuovo e di nuovo di questo. Questa è la benedizione della vita. So on this most auspicious Papaji Jayanti Day, in questo molto propizio giorno di Jayanti di Papaji, il canto antico viene cantato. Ricordati chi sei. Radicati nel cuore, trascendi
le onde e le nuvole della mente. Dio è al tuo fianco. It arises in my heart to share, emerge nel mio cuore, Bible, voglio condividere un salmo della Bibbia adesso, il salmo numero 23 sta emergendo, se riesco a ricordarlo, speriamo. Inizia così: il Signore è il mio pastore. Qui siamo messi nel ruolo di una pecora. E il Signore è il nostro pastore. Anche il Guru è un pastore. Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Mi conduce ad acque tranquille. Mi conduce ad acque tranquille e rinfranca la mia anima. Mi guida per il giusto cammino, perché il suo nome è verità. Se dovessi camminare nella valle delle ombre della morte, non temerei alcun male, perché so che tu sei con me. Le tue parole e il tuo bastone mi danno conforto. Dice, tu prepari una mensa davanti a me, sotto gli occhi dei miei nemici. Cosparci di olio il mio capo. Il mio calice trabocca di grazia. Di sicuro la felicità e la grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per sempre. Questo è il 23° Salmo della Bibbia. This is a psalm that can be sung inside every heart. Questo salmo può essere cantato in ogni cuore, with great joy. Con grande gioia. Thank you. Grazie. In questo giorno, giorno di Papaji, un giorno di Dio, benedizioni che ognuno, che dal tuo cuore continua a risplendere con forza la luce della grazia, la pace di Dio, il potere e la saggezza che ci trasportano nel regno del Sé Supremo. Benedetti coloro che hanno difficoltà fisiche o da difficoltà mentali o emotive, siate benedetti dalla grazia di Dio, che ognuno possa trascendere ma al di sopra di tutto ciò, che ognuno possa risvegliarsi a ciò
chi è già nel tuo cuore e trovare pace duratura. Così sia. Così sia. Blessings towards all beings, whatever. Benedizioni a tutti gli esseri, qualsiasi cultura, razza, religione, situazione o circostanze. Siano benedetti tutti gli esseri viventi in tutto il mondo. La pace sia con te, la pace di Dio sia con te, su tutti noi. Grazie. May your days be permeated grazie. With peace. Possano i tuoi giorni essere permeati dalla gioia, dal silenzio del vero essere. Possa questa gioia continuare ad espandersi e ad approfondirsi al contempo. Portandoci a una felicità eterna. Così sia. Così sia. Thank you. I've just come to grazie, grazie. Broadcast. Ho appena sentito che la trasmissione dal vivo ha qualche difficoltà, ma voi che posso vedere nella stanza, grazie, voi siete qui. Thank you. I feel in my heart I am in very good company. Grazie, perché nel mio cuore sento di essere nella migliore compagnia. When we discover, remember and honor God, quando scopriamo, ricordiamo e onoriamo Dio, siamo sempre nella migliore compagnia. Thank you. And I know grazie. For a few moments the broadcast was down. You're e so back. Che per un breve periodo di tempo la trasmissione dal vivo non ha funzionato e adesso siete ritornati. Ma non avete perso niente, eccetto il mio ricordarvi, le mie benedizioni. Ma voi siete già ciò che cercate. La cosa più elevata è cercare armonia con il Signore Supremo dell'Universo e irradiare attraverso questa forma l'amore, la pace di Dio. To be in the full living discovery of that which is timeless and imperishable. Essere nella completa scoperta vivente di ciò che è al di là del tempo e imperituro. Benedizioni, benedizioni, grazie. Per questa opportunità di essere insieme ovunque voi siate. Benedizioni per la vostra vita, la vostra espressione e soprattutto benedizioni per il risveglio a ciò che è eterno. Così sia.
Guru jaisa nahi ko deva jis mastak bhaag sola ko se जिस मस्तक भाग सोला को सेवा गुरु जैसा सतगुरु मेरा बेमोहताज सतगुरु सतगुरु मेरा सबस का दाता सतगुरु मेरा पुरख विधाता पुरख गुरु जैसा नाही को देवा जिस मस्तक भाग सोला को सेवा